E il tuo film preferito? Ciao Dario. Sono un difensore, il classico. Si vedeva che era un difensore, lo stavo per dire quando ho chiesto. Lasciami in pace, cretino di merda! Difensore che. Ho attivato un continuum spazio-temporale? Ma ti rendi conto che ne va della mia vita? Ma non mi cagare il c***o che ti mi hai scritto, mi hai detto bibidi bobidi bu nell'ultimo audio. E io adesso dici che stai morendo, sei un esibizionista, bro. Ma veramente sei su Discord? Mario, è da 3 ore che ti scrivo, caro, su Che Discord. cazzo vuoi da me? Ma che vuoi? Ma ci sentiamo fra 2 ore. No, Mario, guarda, è un casino qua, Che è davvero. successo? Cioè, hai visto la conversazione che abbiamo avuto oggi, no? E in realtà nascondeva un messaggio in codice. Cioè? No. Non te ne sei accorto? Guarda un po', senti, rileggila e te ne accorgerai. Anche l'audio, fai riascoltare se hai le palle. Oi 23:45 Minecraft time. Ho Hai fatto una. Che sentito? cosa hai detto? Non ho capito. Vai avanti, leggi un po'. Ho fatto una di domanda, ti rispondo io. E io di buddi di oribondo. No, non Ma cosa c'è c'è da da ridere ridere. se stai morendo, bro? No, Vedi che ti sei leggi, tradito leggi. da solo. Leggi, 23:45, sì. Va a cagare. Chi? Ma come chi? È una chat privata questa, porco. Allora vai a cagare, non va a cagare. Se no sembra che qualcuno nelle tue vicinanze abbia bisogno del vasino. Ha 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 ha. E poi mi mandi la mia foto profilo di WhatsApp aggiungendo una tazza di caffè. ecco, hai capito che cosa significa Mario tutto ciò? Che No! sei un figlio di p***a. Mario, potresti chiedere a Dario se sa chi è il supereroe che batte il 5 a tutti? Sì, mi raccomando, Dario, contorciti col tuo corpo melmoso e sul tuo divano di merda mentre fai queste bambinate del c***o. Ah, ah. Dai, smettila, vattene! Sono la mamma di Mario. Slurp, slurp. Dario, smettila di entrare nel Discord. Oddio, la mamma di Mario. Era Dario Moccia che ha detto che è mia madre. Non era mia madre. Era Dario. Ma voi pure Mario, te, ma perché giovane, dispute queste parolacce? Non si dicono, sei mio figlio del no? No, no, resto. no, no, Slurp, non sono figlio slurp. del Gabibbo, figlio di. Imita mia mamma, fa la voce del Gabibbo. Ma cresci, stupido. Ma cresci. Continuiamo il Mario, video. questa casa aspetta a te in Sicilia, o Cannolo, l'Arancina. Smettila, dai, Dario, non lo sai fare il siciliano. Vattene. Una cazzata. Vattene, vattene, che devo continuare il video. Mario, ma dov'è quel bel ragazzo che mi ha presentato che si chiama Mario Moccia? Slurp, slurp, Sei tu tu, che Dario, palle. sei tu, ma decidi da solo. Difensore, infatti, oh, non l'avrei mai detto che sei un difensore, guarda, guarda. Quindi sei sicuramente un candidato valido. Spererei Mario ha sicuramente che molestato anche qualcuno mi lei? arresti. No, no, Dario, dai, non è vero, non ho molestato Dalila. Non ho molestato Dalila, ma smettila, Dario, dai, fatti gli affari tuoi, inizia la tua c***o di live e lasciami in pace. Minchia, sei un cane questo a Dai, giocare. Dario, ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma come ti permetti? Ma abbi un attimo di rispetto. Lui pare si chiami Perché c'è qualcuno Strumox. al di fuori No, no, del non si chiama calcio? Non so, parli Strumox. L'ha altre detto lingue? prima come si Sì, quanti chiama. anni hai? Cioè, se tu dovessi convincere Sespo a prenderti, che cosa gli diresti? Sespo, prendimi. Sespo, Sespo, tutti prenditelo per favore, Sespo. alle palle, dai. Dario, ma come ti permetti? Gli hai detto su chi a Sespo? Hai detto Sespo su dai? No, no, detto a Mario. Mario ha detto. Ah, avevo capito malissimo. Velocità e Gay. dribbling. Via. Che hai detto, Dario? Com'è? Che hai detto? Che senso?
Cosa hai detto? Non ho capito. Cosa mi hai detto? Stava giocando a calcio, ho detto play. Ah, ok, ok. Vado, torno a rivedere. Corsa, brava riparto. Buona riparto. Dario, parla sopra il video un'altra volta e ti caccio dalla chiamata. Ho detto pallone, pallone. Ok, qualsiasi cosa tu dica, smettila. Abbassami però, perché sono altissimo nella tua live. Mario, perché hai detto Mesex con la X? Che cosa vuol dire Mesex? L'ho fatto Cosa è successo, Marione? Non insultare, non insultare Poli! Non insultare... Oh, no... Ciao Marco! Juve, merda! Io non posso che augurarti la Mario Sturniolo. Muori. Prendi una corda e togliti quella vita. Vattene da questo mondo, Mario, adesso levati dal capo. Non ho nulla di tutto questo, ma vi siete organizzati, non ho capito. Mario col cappio al collo, sorridendo. Un po' di veleno al posto del parmigiano, lo voglio, sì! Il tuo cognome! No, Mario! Mario, dai, ingoia un coltello, adesso vattene in quel ruscello con una bella pietra attaccata al collo. Mario, dammi l'aria disponibile per te. Quella testa che sbuca dal terreno, la prendo a calci in un baleno, la voglio fiondare nello spazio, così Mario si toglie dal cazzo. Mario, Mario! Bruci la città e succhiamo sto gatto. La nella gola, ti colassi sul petto. La sbocca di Darione ti entra nel culo. Sono da un bel po' qua e mi dai del sub di Nanni. Nessuno mi ha mai insultato così. Faccina sorridente con lacrima, faccina che piange, faccina sorridente con lacrima, faccina che piange, faccina sorridente con lacrima. Che palle! Grazie Speedy. Che succede, amico? Come diceva Bugs Bunny. No, mi state cagando il cazzo. 70 fino ai 60.000. Questo succede. No. Ma è Dario? Sì, sono Dario. Io, ciao Marco. Dario, ciao. È Marco, ciao, Dario. Dov'è la telecamera? Quale telecamera? No. Oh. Non siamo, ti vedo. Live, Mario fa podcast, non c'è telecamera. No, c'è la telecamera, scusa. È là. Siamo, ci si vede. No. Ma se c'è uno... Mi sei visto? No, tranquillo, stai tranquillo tu. Okay, prova a sbucare un attimo per vedere se ci si quadra. No, vai benissimo così. Tu fatti gli affari tuoi, per favore, veramente, basta. Non mi... Eccolo, vedi, un po' di più forse perché non so, se si vede. Marco, ti ha fatto male? No, è che... E che è strano stare vicino a lui, come ben sai. Ok. O come okay. Bonsai, dicono in giapponese, come bonsai. Vabbè. In cui minchia dei gran abbonamenti. Non fare il dito medio all'abbonato, minchia per favore. Minchia dei gran abbonamenti. Sì, l'hai già detto, grazie bro, grazie per bro, il complimento. Quanti ne ha Marco? 1200. E ma sono tanti, 1200. Penso che siano emigrati anche perché non le fai più tu. No, però sono tutti bianchi. Chiamo io. Oh. Io mi dissocio completamente da quello che hai detto. Marco ha un suo canale. Ma che vuol dire pura razza? Pura razza vuol dire che sono solamente su Twitch e non sono in altre piattaforme. Ah, avevo capito completamente un'altra che cosa. Ah, va bene, intendeva nella scuderia di Twitch. Sì, nella scuderia. Perché, no? Ah, perché Dario, pure tu avevi una cosa diversa?
No, 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 io ho capito benissimo. Ah, Marco, okay. Sì, è Mario. Ok, che è un ok, no, così va bene. No, no, tu non lo tu sai. Tu sei sempre connesso con Serafino. Chi è Serafino? Il diavolo, bro, uno dei nomi del diavolo. No, in realtà è un angelo, Serafino, vabbè, comunque... Serafino, no, Serafino è un angelo generale, quello è Lucifero, pezzo di merda ignorante. Visto? Sempre la bocca nella merda, c'hai. Az. Grazie, cavaliere, per la sabre gala da Nicazzo, eh? Come stai, Marione? Bene, bro, bene, molto bene. Sarà una settimana infernale questa. Come mai? Sei qua, perché devi riscattare il redeem dello sniff? È stato il mio moderatore. Ma chi è il tuo moderatore? Quello sei te. No, 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 io c'ho uno Smurf account. Ah, ho capito. Boh, che c***o c'entra lo Smurf? Sono... Che i puffi si chiamano Smurf, non so se sai. Sì, lo sai perché? La mia giornata... Perché? Perché? A una scena l'inventore dei puffi, Peio, ha chiesto il sale, ha detto mi passi quel non gli veniva la cosa, la fialetta lì, non so nemmeno come definirla, il contenitore del sale, ha detto quel puffo, e da lì sono nati i puffi. È pazzesco quanto le idee migliori arrivano sempre dalle cose semplici. È vero, come il culo della mamma di Mario. No, la smetti di parlare di mia madre così? Io la amo, purtroppo. Bro, ho una cosa da dirti. Ho visto le prime viva i titani. Sasageyo. Sì, è quello. Viva i titani. È uno dei suoi, dei suoi preferiti, sì. Si chiama Nicola. Chi? E non fa parte di Intel. Ma chi? Nicola, ah, sì, sì. Nicola De Gobbis. Si chiama Nicola e non è di Intel. Hai sbagliato tutto. Non è di Intel. Non è di Intel. È ospite certe volte da Intel. Quindi cosa... Qual è il valore di questa persona? Vabbè, io non, su quello non voglio indagare. No, dico no. Che non si chiama Nicolò e non fa parte di Intel. L'hai chiamato Nicolò di Intel e l'hai massacrato. Oltre ad avere quel buffo zuccotto, cosa hai in più? Cioè, ha un'azienda dove fa... Sì, le ragazze. No, non c'entrano le ragazze. Hai giochi da tavolo. Fai giochi da tavolo. Ah, quindi è stato sicuramente ospite di Intel. Esatto, sì, per questo. Secondo me dovrebbero averlo come ospite fisso. Si chiama Nicola. Rob Forchetta. Perché? Cos'hai detto, Dario? No, niente. Cos'hai detto, Mario? Nicola, si chiama... Nicolò è un... si può anche chiamare Nicolò. Ma se l'hai criticato negativamente, perché Intel dovrebbe invitarlo? Io sono Jeff, il succhiapalle. Sì, è pure quello. Perché l'hai invitato? Cioè, hai detto che non ti piaceva. Non l'hai invitato perché? In cosa? Ma cioè, ecco, lo colleghi questo cervello? Ma la situazione era puramente dimensionale. Vai, sì, vai, mettila. Cioè, quando hai detto uh-huh. Nicolò Dintail, sì. L'hai criticato aspramente. Ok. Giusto? Ok. Vabbè, aspetta un attimo che abbasso ancora di più. La coca? L'hai criticato. Ma certo ampiamente. Che voglio la coca. La smetti! L'hai criticato ampiamente. Perché adesso dici che Intel dovrebbe invitarlo? Non ha senso, perché se lo critichi. Intel è un gruppo di gente terribile. Juve, merda! Hai detto una cosa molto importante pochi secondi fa. Intel è fatta solo di gente terribile. No, cioè, bro. Nessuno vorrebbe, da quello che so, nessuno vorrebbe essere amico con la gente di Intel. No, bro. Alcuni lo sono, tipo c'è Dario che ha invitato Curolili, ma Curolili è una grande e poi Dario ha un gran cuore. Ma il resto sono mentecatti. Ma smetti, bro, veramente, ti prego. Cioè, l'unica cosa buona. Beh, però uno Marco potrebbe obiettare, c'eri anche te. Quelli di Intel è il manager Karim, che io rispetto tantissimo, mio amico. Per il resto veramente vomitevoli come no, bro, ti prego. Veramente. Vomitevoli, no, mi sembra esagerato. Penso a Simone e dico: "Minchia, questo dovrebbe essere il collega che ha iniziato la mia carriera di YouTube. Che schifo, porco Simone." Vabbè, sta scherzando, no. Per favore. Per favore. Cioè, loro credevano che siccome mettevano il disclaimer come Jaggers, erano i Jaggers, sì. No, voi siete Daniele, al massimo. No, perché vuol dire culo. Daniele, secondo te Pill cracca le ROM? Le modda? Guarda, la top 3 è composta da due veneti e palesemente una persona con bias cognitivi, Nanni Twitch. Quindi... sulla carta, se dobbiamo guardare un attimo, c'è il maestro dei Pokémon che fa Pokémon da 150 anni che è ultimo. C'è il Passeo che a malapena riesce a coniugare due verbi. Ma quindi secondo te, Daniele, scusa se te lo chiedo e ti disturbo, ovviamente. Secondo te Poli ha sfruttato la popolarità del Masseo per craccargli la ROM e farlo arrivare primo? Dai, basta così, allora, veramente. Allora sì. Ok, ora te ne vai, per favore. Ragazzi, mi sono cagato addosso. Allora, vattene alla fare, vai, vattene alla fare, vatti alla fare il buco del culo. Juve, merda! Mi sono cagato addosso.
Preparati a quello che sto per dire. Che stai per dire? Hai dissato in... Ecco, infatti guarda, scherzavo. Ah. Perché Gian Andrea, l'altro Matt, il tassista di loro, Simone, fancazzista, tutte persone rispettabilissime. E il mio dissing gioca molto sul contrasto. Esempio, il cielo è blu. E io dico, Mario, guarda che bel cielo nuvoloso. Ma è blu, no? E fa ridere. Quindi io ho detto il contrario della verità per far ridere. E mi dissocio perché la verità delle cose è che Intel è fatta di gente per bene. Io e Elena scopiamo. Juve, merda! Ed è per questo che sono un gruppo. Perché hai mai sentito di un gruppo che sta assieme... ma si odia? No, tutti quelli sì, che... sì. No, ne ho sentito parlare. Brunella e Midna si vogliono bene, Sedoni e Chiara si vogliono bene, Gian Andrea e Chiara quando stavano assieme si volevano bene, io e Daniele ci siamo sempre voluti bene. I gruppi esistono perché vanno bene le cose. Allora, io non so nel personale tutti quelli che hai detto tu, però di norma i gruppi hanno anche dei problemi. Mai, mai. No, ma bro, te ne rendi Orton? Di norma no, bro, si risolvono i problemi. Steve Jobs e Wozniak hanno sempre culo e camicia. Ma che ne sai? Io ho letto un sacco di articoli. Dove? Su Fanpage. Ok. Allora ti dico che Fanpage non è non ti consiglierei a... Sì, non è vero che mi metto la minchia di Nanni in bocca, è estrapolata quella cosa, quel redeem. Veramente. Nanni mi ha polimafioso del pub. Sì. Fa ridere. Sono stato da lui per poche ore, mi sono divertito un mondo. Minchia, fa ridere, fa morire da ridere. No, ma non vedeva pure l'ora di scherzare in maniera diversa quando sono stato da lui. È stato proprio... Un grande saluto a Nanni. Vero. Marcata. Cosa intendi per marcata? Eh? Cosa intendi per marcata? No, è... sbagliato, volevo dire merinata. E che cosa vuol dire? No, è... Sai com'è il nostro Marcone, no? Clicca sul tasto a via diretta e gli possono scappare quei 30, 40, 50, 60 minuti di live dove insulta ripetutamente una persona, poi lo conosce e diventa il numero uno nel suo cuore. Che ne pensi? No, questo è solamente una trappola, qui non cado mai. Questa è una trappola a cui non cado mai. Devi sapere che molti influencer, e Dario è il primo di questi qua, crede che invitare la gente alle proprie cose equivale al placare, ma io sono implacabile. Cioè, nei confronti di tutti tranne che di Nanni, a quanto ma pare. Io non ti voglio implacare, io non ti voglio placare. Nanni io ero secondo, cioè, a me mi ha fatto ridere. Nanni? Ok. Durante poi chi c'era? Il Masseo ti è piaciuto? No. C'è il Masseo come gimmicka che si alza, dice una cosa gridata, nessuno lo capisce, però ho detto, oh, si è alzato qualcuno. No, lo capisco perché era microfonato, bro. Sì, ma nessuno capisce niente. Poi chi c'era? Poi c'era Dario, anche lui mi ha fatto ridere. No, ho la peste, Li sa tutti a memoria. Poi chi c'era? Boh, chi c'era? Dario, te lo hai organizzato. C'era Panetti. C'era Simone Panetti. Vabbè, gli vuoi bene. A lui io voglio bene. E tanti altri. Chi c'era? Il Dadone c'era? Sì. Minchia, a me è piaciuto un sacco il micro dissing che ha fatto Dario a Tutubi tempo fa. Sì. Qual è? Ah, bello quello. L'ha fatto al Cerbero Boscar. Ah sì? Sì. No, prima. No, dopo. Prima. No, dopo. Ma come? Durante, lui gli dice prima e tu dici no, dopo. Sta fraintendendo, io parlo di una cosa dopo. Un po' una cosa dopo. Un po' velata, che erano nel palco e Simone ha detto la sua su Dada, che viene visto... Ah, sì, me l'ha scordato. Meme di 100 anni fa, che è tipo lo zerbino, così. E allora sì, Dario gli ha detto, scusami Simone, ma tu qual è l'ultima live che ti sei visto? E Simone si agghiavò la lingua, gitta a un buco di culo. Perché parlare in siciliano? No, non è vero, non è vero, ha detto, ma perché fa live, ha detto. Vabbè, se l'è salvata, però comunque ha vinto tu, secondo me, in quel frangente. Ma non volevo vincere. Non si deve vincere in queste... Hanno conflittuato. No, allora... è lui che ha conflittuato me. Alla fine l'influencing è come una collisione. Sentiamo? No, lascio interpretare. No, dilla adesso, dilla. L'influencing è come una collisione. Completa la frase riguardo la collisione. No, fammi una domanda, io se vuoi ti rispondo, ma che cazzo... Dai, parla tu, poi parlo io, vai.
Cosa vuoi che ti dica? L'influencing è come una collisione. Cioè? Cioè io che faccio live con te, perché far ridere? Perché non siamo Marco e Marco che dicono la stessa cosa, quindi quella specie di voce robotica. Mi hai chiamato Marco. È una... sì, sto completamente idiota! Smettila, stai calmo, ho capito male. Ok, scusami anche tu. Siamo Marco e Mario. Marco e Dario. Comunque, gente diversa che dice due cose diverse che possono trovarsi in un punto comune. Collisione. Il punto comune e collisione sono... Ma che ci sta? Ha detto il punto comune e collisione sono uno l'inverso dell'altro. Sì, nel senso all'inizio c'è la collisione, si collide assieme, ma poi si scopre che si collide solamente perché si è dei influencer, si fa lo stesso lavoro, e che non è che perché una diversa idea da quella tua equivale a dobbiamo farci la guerra. Sembra il contrario. Cerchiamo la guancia più pulita e diamoci un bacio lì. Come fai a sapere il verbo collidere e poi sbagli delle cose semplicissime? Io leggo molti articoli online, quindi ogni tanto tipo scopro la parola accoccolato e la spammo in giro. Ma non lo sapevi la parola accoccolato? Meridionale. Sì, accoccolato, sì, sì. L'ho scoperto mentre leggevo World of Warcraft. Sì, io vorrei soltanto che non... C'era la principessa degli elfi che stava accoccolata nel letto. E tu ti ricordi sta cosa da World of Warcraft, che non giochi più da un sacco di tempo. Intanto non era il gioco, ho detto che era il libro, maledetto figlio di... Così. Scusami, comunque mi ritengo offeso. Scusarti con me, gli amici servono a questo. A chiamarmi figlio di... mai scusa. Non ci mi sta. Chiamare figlio di puttana. E basta dire che ci sta! È una cosa di merda! Si dice così per intercalare, non, anche quando non ci sta. Tu non sai che cosa dire, invece di sta zitto dici ci sta. Non si dice ci sta. È una cagata, è la morte della comunicazione rispondere ci sta. Ci sta. Sembri il pagante, Dario, veramente, dai. Che c'è? Scusa. Un musicista. Ma ha fatto la canzone ci sta. Ci sta. Infatti, il pagante che riflette come la società odierna, quella media, la punta dell'iceberg. Ma della che odierna? Non c'è più da cent'anni. Mi bevo i drink, vado in discoteca, tu ti vuoi scopare la fica e lui ti fa a dire come stai? E lei dice, sto un po' così, mi sono fatta i colpi di sole. E lui cosa può rispondere se la vuole soltanto scopare? Ci sta, no? Mario, ma comunque fatti vedere, Sì, sei pazzo. Cioè... Boh. Fica. Bruci la città. E senti questa? E dov'è l'estintore? Bella. Vado a fare live con Daniele, bro. Ciao, bro. Ciao, Darione. Ciao, Marco. Dopo ci sei? Dopo C17. E poi però te la prendi con Dario, sei veramente un abbronzato. Non ho detto niente, comunque non sono abbronzato. Marco, ci vediamo dopo, durante la notte. Ti chiudo qua. No. Un tipo sotto un ponte e questo qua gli è venuto un ematoma, ha perso un occhio. Prendo le distanze da qualsiasi cosa è successa, è andata fuori dal mio controllo. Cyber Mario.